Cosa lascia il quartiere Faliero Papini? Un grave vuoto, un grosso vuoto, e speriamo che ci guidi sempre dall'alto. Il quartiere di Porta Sant'Andrea in lutto per la scomparsa di Faliero Papini, 92enne, rettore onorario che ha scritto le pagine più belle ed importanti degli ultimi 50 anni della storia bianco-verde. Papini si è spento il 23 giugno, lo stesso giorno in cui nel 2007 conquistava la sua decima ed ultima lancia d'oro, quasi come fosse un segno del destino. La mancanza di Faliero già da ieri ci ha dato un grosso dispiacere e ci ha aperto una grossa ferita. Papini ha guidato il quartiere di Porta Sant'Andrea per 12 anni, dal 91 al 97 e poi dal 2003 al 2007, collezionando 10 successi sulla lizza di Piazza Grande. Parlare di ricordi di lui, anche personali, potrei stare qui un giorno intero. Posso solo dire che ha insegnato a tanti essere dirigenti, a trattare con importanza un'associazione come un quartiere, in questo caso il nostro, e a camminare con le proprie gambe, perché è sempre uno che sosteneva che il quartiere non doveva essere sostenuto da persone facoltose, ma doveva essere un'organizzazione che si costruiva e continuava ad andare con le proprie gambe. E per me è stato anche un padre, un amico, una persona che mi ha lanciato su questo ruolo e mi ha sempre supportato finché poi dopo non si è ritirato a casa. Sarà proprio il quartiere Biancoverde ad accompagnarlo nell'ultimo viaggio. La salma di Faliero Papini sarà esposta giovedì 24 giugno nella Sala d'Armi Enzo Piccoletti in Palazzo San Giusto. I funerali saranno poi celebrati venerdì 25 giugno in Duomo alle 15. Abbiamo chiesto il consenso alla famiglia, la famiglia si è resa disponibile, per cui starà nel posto dove è stato per tanti anni e dove ha guidato per tanti anni.